parole, figli dell'amore. Siamo anche figli della mafia e della legalità. Questa poesia si intitola Figlio Ritrita. È dedicata a tutti quei figli che sono stati assorbiti dalla terra, dall'argilla. L'ho scritta pensando a chi è morto in nome della legalità. Figlio di Crita, pigliami la mano, frate mio diletto, sciatami in talucoddo e parrami aracio aracio. Contami in silenzio quando eri giovinetto, viro dincio all'occhi, catarrimina un sangue. Nascisti in sta terra, casinuria di dolori, nell'odio fermentato si scancia a paamuri. Crescisti in mezzo a raggia, ammucciata su talugna, scanciata per rispetto, con la testa vascia. T'arrizzano di carne mentre pensi, sputi. Castisola ammelinata e tu una bittizza a cruci. Una fitta di rimpianto ti è venuta alla fronte perché tu puti a fare e non faciste niente. La sasta ha mensuciato l'opera di pupi, ora con rimorso ti sciuggi e ti tormenti. Arriposati nella tua anticchia, frate mio diletto. Respira aracio, aracio, rallenta luto tempo. Abbraccia sta terra, col viso tuo supporta. Lucenti figlio d'argilla, nutrimento di madre incritata. Peppino è importante nella storia dell'antimafia perché lui non faceva soltanto, come si dice, antimafia, ma faceva attività culturale per cambiare il paese. Ho vissuto 7 anni bellissimi della mia vita a Cinisi. Amo la mia terra, motivo per il quale non ho mai pensato di abbandonarla in nessun momento, neanche nei momenti più bui della mia vita. Ritengo che noi siciliani, chi decide di rimanere in Sicilia, fa un percorso di resistenza in una terra bellissima, affascinante, ma complicata allo stesso tempo. Per cui io voglio rappresentare Cinisi e far conoscere le nuove realtà, le persone che vogliono fare, costruire e far conoscere. E siamo chiamati anche noi come azienda a diffondere quanto di bello c'è nel nostro territorio, quanto di importante c'è nel nostro territorio. Noi giovani ce l'abbiamo ancora più spiccata questa inclinazione alla comunicazione, no? Siamo nell'epoca dei social media, quindi per noi è ancora più bello, ancora più importante condividere quanto di buono c'è nella nostra storia, nella nostra terra, nel nostro paese. E Cinisi è un paese veramente bello che ha tanto da poter raccontare al mondo. Vizio di Deborah Vest. Uno spettacolo teatrale che racconta la storia di Peppino Impastato e Dietro i tuoi passi del regista Massimo Natale, andato in scena al Teatro Biondo di Palermo per ricordare il giornalista e attivista siciliano ucciso dalla mafia a Cinisi nel 78. La rappresentazione, che da anni ottiene un grande successo in tutta Italia, è diventata uno spettacolo antimafia di riferimento. Dopo lo spettacolo ho consegnato il premio Teatro, Cultura e Impegno Sociale al giornalista Antonio Calabro e all'attore e regista Luigi Locascio.